Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei condividere con voi una spesa un po' particolare che io ho definito la spesa della salute perché stamattina ho comprato solo frutta e verdura. Non mi capita molto spesso di fare acquisti così tanto, diciamo, settoriali, perché io di solito compro di tutto e mangio di tutto, quindi carne, pesce, carboidrati, dolci, insomma, se vedete i miei svuota la spesa vi rendete conto che ci sono un sacco di altre cose. Però oggi ho fatto questa spesa perché mi mancava la frutta, mi mancava la verdura, quindi dovevo acquistare comunque queste cose. Poi quando sono arrivata al supermercato mi sono resa conto che c'erano delle cose che non avevo mai visto, che volevo provare, quindi ho fatto tutta una spesa a base di frutta e verdura. Quindi questo è il motivo per cui ho chiamato questo video la spesa della salute, perché ci sono solo cose sane. Vi dico subito che questa non è la classica spesa economica da discount, è una spesa normale, tradizionale, fatta in un supermercato normale che è la Coop, in cui forse ho speso anche leggermente di più, però sicuramente anche se non è una spesa economica è una spesa sana, quindi mi faceva piacere condividerla con voi, anche perché come vi dicevo prima ho preso delle cose nuove, per me nuove, perché io comunque non le avevo mai provate, volevo provarle e anche mostrarvele, perché magari posso darvi uno spunto o un'idea per una verdura nuova che non avete assaggiato, quindi insomma spero di esservi utile, di darvi degli spunti. Partiamo dalla verdura. Ho preso delle classiche zucchine verdi con il fiore. Io il fiore di solito lo utilizzo o per condire la pasta o per fare un polpettone, una frittata, insomma delle cose del genere. E poi le zucchine invece le uso in tutti i modi, le metto nel minestrone, le utilizzo così come contorno molto semplice, faccio la torta salata di zucchine, quindi insomma è un tipo di verdura che utilizzo in tanti modi diversi. E queste comunque mi servivano perché le avevo finite. Poi ho preso i piselli freschi. Questi di solito io non li compro perché utilizzo i piselli, quelli surgelati, già pronti nella busta. Sono più economici, sono più veloci, sono più semplici da preparare e quindi di solito utilizzo questi. Però siccome quelli freschi a me piacciono tantissimo perché trovo che abbiano comunque un sapore migliore, ogni tanto quando li vedo e li vedo magari così in offerta, già confezionati, li prendo e mi tolgo lo sfizio qualche volta di mangiare i piselli freschi. Poi ho preso delle verdure che non avevo mai visto e non ho mai assaggiato, ad esempio le melanzane striate. Questa ne ho preso due perché non le ho mai assaggiate, quindi non so se mi piacciono, quindi partiamo con due. Sono melanzane striate, sono praticamente sul viola con delle striature bianche, sono lunghe, sono quelle allungate, sono fatte così. Io non ho idea di come sia il sapore, non so se sono uguali alle altre o se hanno qualcosa di diverso, perché davvero non le avevo proprio neanche mai viste, mi hanno incuriosito e ho voluto provarle. Poi invece ho preso una melanzana classica, di queste qui tonde. Io queste le prendo tonde perché faccio di solito i medaglioni di melanzana. Poi se non sapete cosa sono i medaglioni di melanzana, non vi preoccupate perché a breve vedrete sul mio canale un video tutorial in cui vi faccio vedere come fare i medaglioni di melanzana, ma è comunque una ricetta semplicissima e velocissima. Però insomma ho preso una melanzana così. E poi ho preso due cavolfiori, uno verde e uno viola. Ve li faccio vedere insieme, eccoli qua. Sia quello verde che quello viola, io non li ho mai assaggiati, ho sempre mangiato quello bianco, quello classico. Siccome però il cavolfiore è una cosa che mi piace veramente tantissimo, ho pensato di provare quello viola e quello verde, che già da un po' vedevo lì negli scaffali, ma non mi decidevo mai a comprarli. Questa mattina ho detto: ma sì, è la giornata della frutta e della verdura, quindi proviamo anche questi. Adesso passiamo alla frutta. Ho preso sia della frutta fresca, sia disidratata e anche delle barrette a base di frutta, però io partirei con quella fresca e poi vi faccio vedere le altre cose. Ho preso delle classiche banane, queste qui. Queste le ho prese leggermente più acerbe perché comunque non le mangio proprio tutti i giorni, quindi ne prendo magari un po' di più se sono più verdi perché le faccio maturare nel corso dei giorni. Poi ho preso le ciliegie. Le ciliegie è un tipo di frutto che veramente mi piace tantissimo e quando le ho viste sono stata proprio calamitata verso le ciliegie. Poi ho preso un mix di frutti di bosco. Qui abbiamo i mirtilli, i lamponi e le more.
Questi sono pochi perché in realtà sono, aspettate che ve lo dico, pochissimi grammi, 150 grammi, quindi proprio una cosa simbolica, diciamo così, ma mi fa piacere aggiungerli allo yogurt, quindi anche se sono un po' meno mi va benissimo. E io adoro i frutti di bosco, i miei preferiti sono i lamponi, ma in generale tutti i frutti di bosco io li adoro. Poi ho preso le fragole. Queste qua mi piacevano, mi sembravano belle. Io le fragole le prendo solo quando sono abbastanza grosse e molto rosse, di una colorazione rosso acceso, perché mi piacciono comunque un pochino meno morbide, diciamo così. Quindi le fragole, queste qua mi piacevano molto. Poi ho preso le albicocche, queste qua le trovavo molto belle perché hanno questa colorazione doppia, un po' più scura, un po' più chiara, quindi mi sembravano veramente delle bellissime albicocche e ho voluto prenderle. Poi ho preso le pesche, le classiche pesche, spero che vediate bene perché so che c'è un po' di riflesso, comunque queste sono le classiche pesche gialle. Poi ho preso le pere, queste pere verdi, quelle un pochino più piccole che hanno la dimensione diciamo piccolina, le mini, sono, è proprio una mini porzione di frutta perché sono veramente piccole, però mi piacciono molto, quindi ho preso anche le pere. Passiamo adesso alla frutta disidratata. In particolare ho preso la papaya, questa qui già confezionata. A me piace tantissimo la papaya anche fresca, però comunque questo tipo di frutta io lo mangio ogni tanto come se fossero un po' delle caramelle, quindi magari così dopo pranzo, dopo cena, magari per togliersi quella voglia di dolce, perché comunque questo tipo di frutta è un po' più dolce e mi piace averla in casa, insomma. Quindi ho preso questa qui che è la papaya disidratata. Poi ho preso l'ananas disidratata, eccola qua, quella già tagliata a fette, anche questa io la trovo veramente buonissima, mi piace tantissimo. E poi ho preso lo zenzero disidratato, eccolo qua, quello tagliato a cubetti. Spero che riusciate a vedere qualcosa, c'è un sacco di riflesso. Comunque questo è quello tagliato a cubetti senza zucchero aggiunto, nel senso che un pochino di zucchero c'è, però non ha la granella di zucchero sopra, perché c'è anche la versione con la granella di zucchero. Questo è della Noverasco come marca, eccola qua, ed è comunque molto buono. Poi ovviamente vi deve piacere lo zenzero perché ha un sapore abbastanza piccantino, diciamo così, è molto forte il sapore dello zenzero, però a me piace veramente tantissimo. Poi, parlando invece di frutta secca, barrette alla frutta, ho voluto provare questo mix della marca Caputo, che è la fonte di vitalità. E qui dentro ci sono una serie di frutti, cioè banane, mandorle, lamponi, mirtilli e papaya. Questi secondo me sono buoni sia da mangiare così oppure da aggiungere magari al gelato, aggiungere allo yogurt, oppure al mattino aggiungerli magari ai cereali se mangiate latte e cereali. Insomma, secondo me questi sono da provare in questo modo. Poi ho preso le mandorle, queste invece le ho prese alla Lidl qualche giorno fa, però ve le faccio vedere adesso perché comunque ci sta benissimo in questa spesa. Queste sono marche, è una marca questa qua di mandorle, secondo me buonissima. Sono quelle che mi piacciono di più. Io mandorle ne ho provate tante, di tutti i generi, ma queste qui sono buonissime, secondo me. E poi ho preso tre barrette di frutta, a base di frutta, che mi incuriosivano, volevo provarle. Questo è proprio uno sfizio, così mi incuriosiva assaggiarle. Questa qui è lamponi e acai, eccola qua, ve la faccio vedere. Questa non so come sarà, però a me piacciono molto i lamponi, quindi ho pensato di provarla. Poi ne ho preso un'altra alla noce di cocco, eccola qui. Anche questa dovrebbe piacermi perché mi piace tantissimo il cocco. Poi, come ultima cosa, ho preso la barretta biologica alle mandorle e goji. Eccola qui, questa. Queste sono barrette che io non avevo mai né visto né provato. Penso che ci siano da tantissimo tempo sul mercato. Ero io che non ci avevo mai fatto caso, non le avevo mai viste. Stamattina mi è presa così la voglia di provare anche queste cose. Bene, questa era tutta la mia spesa della salute. Fatemi sapere nei commenti se anche voi ogni tanto andate al supermercato e comprate solo cose di questo genere senza metterci dentro nient'altro. Vi prego, ditemi che non sono l'unica. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.